Call Me Blondie 809, questo è il Crystal History dal lontano 1980. Vedi come... Canzone senza tempo. Canzone senza tempo. È vero, come senza tempo, non so se per fortuna o per sfortuna, è il tema delle periferie che tutti i martedì affrontiamo insieme a Walter Cherubini, consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, buon sereno ed anche operoso 2024 a tutti quanti i nostri ascoltatori. Vedi, questa è la risposta alla domanda che ci facciamo ieri, Lorenzo. Fino a quando si deve dire buon anno? E quando ci si vede la prima volta, no? Giusto, Walter? Tu che sei un uomo da Galateo. Da Galateo. Salutiamo questo qui, buon anno, un augurio. Infatti, giusto. Anche se poi alla fine, dal 31-12 all'1-1, il cambiamento... non credo che sia fondamentale nella vita di ciascuno. Nella testa magari anche qualcuno però è cambiato qualcosa nel corso dal 31-12 all'1-1, ne potremmo parlare. Qualcosa è cambiato, no? Perché una legge dello Stato ha imposto un cambiamento per soprattutto, diciamo, chi amministra gli enti locali, giusto? Sì, diciamo che diamo qualche numero, anche perché normalmente è un po' come nei condomini, che quanto ci si interessa dell'andamento del proprio condominio. Sì, si pagano le spese, quanti partecipano all'assemblea? Generalmente la metà delle persone. Quindi il tema della partecipazione, ma anche in primo luogo della consapevolezza di essere parte di una comunità, diciamo c'è un aspetto, quello economico, che è abbastanza interessante. Aspetto economico che è abbastanza interessante, però poi è difficile che ciascuno sappia un po' alcuni elementi. Per esempio, normalmente qual è il bilancio del Comune di Milano ordinario? 3 miliardi e 7 milioni. Adesso siamo a 3.700 milioni il bilancio delle spese ordinarie del Comune di Milano, ma non lo sa nessuno. 1 miliardo per il trasporto pubblico, mi ricordo questa cosa. Quindi... in questa occasione magari daremo qualche dato. Allora, la prima cosa rispetto ai dati e quindi agli emolumenti degli amministratori comunali, in particolare quelli della città di Milano, che sono stati legati a un aggiornamento già dal 2022, perché teniamo anche conto di una cosa, che dal 2000 erano rimasti intoccati. Okay. E quindi dal 2000 al 2021... erano rimasti sempre fermi, per cui per 20 anni non è poco. Sì, come gli stipendi anche vostri, state pensando in questo momento, sì, come gli stipendi di tutti noi altri. Dopodiché possiamo entrare nel merito, ma qui ci limitiamo solamente a qualche dato. Quindi sono stati, in particolare, l'emolumento del sindaco della città metropolitana è stato ragguagliato a quello che è l'emolumento del presidente della regione, in questo caso Lombardia. E c'è stata una progressione nel 21, il sindaco percepiva 7.018 euro lordi, ricordiamo che sono poi quella gente, con incrementi successivi al 2022, al 2023, dal 1 di gennaio del 2024 l'emolumento è di 13.800 euro lordi mensili. Direi che sono per 12 mensilità. Okay, non c'è neanche la tredicesima. Non mi risulta ci sia la tredicesima. Normalmente vanno a 12 mensilità. Povero sindaco, mi spiace. Diciamo che non cambia più di tanto, ma tanto per avere un ordine di grandezza. Malte, non vorrei mettere in difficoltà, ma credo che tu lo sappia questo. Questi soldi non vengono tirati fuori dal bilancio comunale, però viene dato dallo Stato, giusto? Ho fatto una domanda difficile. No, non credo, perché se non ho letto male vengono messi come posta del funzionamento del personale dell'amministrazione comunale. Quindi va a aumentare la spesa. Quindi va a aumentare la spesa di un tot. Ecco, diciamo che nel 2023 il sindaco percepiva 11.629 euro e quindi l'aumento mensile sono di 2.000 euro. Passiamo invece ai ruoli successivi, che sono il vice sindaco. Il vice sindaco, questo in una normativa generale, ha un appannaggio che è pari a il 75% di quello che percepisce il sindaco, e quindi dal 1 di gennaio la nostra vice sindaca percepisce 10.350 euro.
gli assessori percepiscono il 60% dell'indennità del sindaco e quindi sono a 8.970, ugualmente alla presidente del Consiglio Comunale di Milano, la presidente del Consiglio Comunale di Milano, e quindi hanno avuto un incremento dall'anno scorso, dal 31-12-2023 al 1-1-2024, dicevamo cambia poco, ma in questo caso cambia qualcosa, da 7.559 euro a 8.970. Per i consiglieri comunali, diciamo che c'è stata una modifica che però ha una diversa incidenza strutturale, mentre i primi percepiscono per l'attività che facevano prima un incremento, invece per i consiglieri comunali rimane fisso il gettone di presenza alle sedute del Consiglio Comunale o alle commissioni per un importo di 92,96 euro, solo che hanno avuto la possibilità lordo di... Lordo anche questo? Sì, sì, tutto stiamo lordo, sempre tutto parlando lordo. Di lordo. No. 100 euro, neanche 100 euro net a seduta, nemmeno 100 euro lordi, cioè, infatti nemmeno 100 euro lordi 92,96, e quindi invece qui c'è un tetto massimo. Cioè, fino ad oggi c'era un tetto che era di quanto? Allora, un tetto per esempio nel 2021 era di 1.754 euro. Quindi fammi fare i conti, se io prendevo, diciamo, 100 euro a seduta, 17 sedute le potevo fare, non di più. Mensili, okay, esattamente. Okay. Che però 17 sedute mensili, insomma, sono tante. No, non sono tante. Diciamo che fanno così tanti, dico. Ma solo sedute anche delle commissioni, però. Anche delle commissioni. Okay. Il Consiglio Comunale e commissione sono equiparate. Il Consiglio Comunale poi hanno anche dei tempi diversissimi, perché il Consiglio Comunale è molto più lungo, le commissioni generalmente sono di un'ora. Quindi ecco questo qui. Un po' senso, 17 appuntamenti in un mese. Ma due consigli comunali a settimana. Sì, ci arrivi. No, ci si può arrivare normalmente. Se fai bene il tuo lavoro, ci arrivi. Normalmente arriva. Ecco. È cambiato il tetto e quindi dal 2021 1.700 attualmente sono 3.450. Quindi è raddoppiato l'importo, il tetto massimo, ma l'importo del gettone di presenza è rimasto sempre quindi quello. Quindi devo fare più presenza. Quindi teoricamente devono raddoppiare. No? Adesso mi sembra che questo qui sia tutti la giorni, lettura. Tutti i giorni devo mettermi a fare roba. Non vorrei aver preso uno svarione, perché potrebbe essere anche possibile. Ecco, questo dal punto di vista strutturale, se fosse così, veramente crea un problema da un certo punto di vista, perché uno raddoppia il suo lavoro, se uno tiene conto che anche prepararsi al consiglio comunale, eccetera, eccetera, o uno va solamente per fare presenza, ma se va perché vuole avere nelle commissioni voce in capitolo, uno si deve anche presentare. Ecco, questo qui è un aspetto particolare, ma è il quadro della situazione variante 2023-2024. E ritorniamo qui quindi con Walter Cherubini, stiamo parlando appunto di questi compensi e abbiamo fatto un po' di matematica per for dummies fuori onda. Abbiamo fatto un po' di conti in tasca. Abbiamo fatto un po' di conti in tasca, in realtà nel senso, allora, il concetto è, cari consiglieri comunali, se lavorate vi pagano, se no no, cioè il concetto è quello. È che è vero che comunque viene chiesto un impegno che sa, confonde un po' le acque, nel senso. Secondo me. Cioè, qual è la tua critica? Diciamo, tu dicevo, si va a dover fare per forza tutte queste commissioni, tutti lì, e tutti quanti ad ammassarsi in comune. Adesso, il concetto è quello. No, cioè. Siccome vorrei verificarlo, perché è proprio una cosa nuovissima, vorrei verificare questo tipo di numeri, perché altrimenti una persona. Per poter avere l'appannaggio complessivo di 3.400, un consigliere dovrebbe fare qualcosa come 37 sedute tra consiglio comunale e commissioni. Questo che cos'è che comporta? Che bisognerebbe partecipare alla commissione a ragion veduta, conoscendo, uno in pratica deve essere un'enciclopedia. No. E allora, non essendo un'enciclopedia per definizione, uno partecipa, appunto. Ecco, allora è un aggravante, è una sovrastruttura che uno si deve prendere, ma questo non indica la qualità del lavoro svolto.
perché normalmente, come accadeva anche nei tempi passati, chi si impegna in politica lo faceva per tutta una serie di ragioni che possono essere quelle l'ideale, la passione e quant'altro, e lo faceva normalmente senza nemmeno dover partecipare alle sedute del consiglio comunale, senza essere consigliere comunale. Dopodiché lo diventava perché dimostrava di avere qualche capacità muovendosi sul territorio, e quindi mano a mano assumeva delle responsabilità. Ma c'era già un lavoro prima, un lavoro normale di interesse, che poi si fissava in determinati ambiti, che sono la sede del consiglio comunale piuttosto che la sede del consiglio allora di zona, ipotizziamo, tanto per rimanere nella nostra città. Ecco, ma uno lo faceva, e anzi all'interno anche dei gruppi consigliari c'era una ripartizione di competenze, e quindi c'era chi si dedicava a una commissione piuttosto che un'altra. Oggi come oggi tutti devono occuparsi di tutto, va a finire che nessuno si occupa di niente. Non di niente, ma diciamo che diventa del tempo che uno dedica anche per magari arrivare a questo tetto. L'abbiamo visto per esempio nelle commissioni consiliari dei consigli di zona oggi municipi, quando ci fu l'introduzione del gettone di presenza non solo per i lavori del consiglio, ma anche delle commissioni. Sì. Prima diciamo che alle commissioni, che sono aperte alla cittadinanza tra le altre cose, i consiglieri che partecipavano ce n'erano circa uno per gruppo consigliare, e nemmeno quello, i gruppi consigliari più grossi potevano anche distribuirsi, e i gruppi consigliari più piccoli facevano quello che potevano. Quando c'è stato il gettone di presenza, diciamo che avevamo anche 25 consiglieri. Allora, 25 consiglieri vuol dire che se si passa da 4, 5, 6 di media a 25, non è una logica organizzativa, sì, sì. È una logica, diciamo così, remunerativa, senza voler entrare nel merito. Sì, ma non ci sia nessuno che si sente ricco facendo il consigliere di zona o di municipio. Cioè, No, assolutamente. Serve magari per arrotondare, sì, però infatti, adesso lasciamo bene. Ma il problema è che dal punto di vista strutturale, anche organizzativo, hai un multiplo di presenze di persone che non sono, diciamo così, adeguate a quello che è lo scopo, e anzi per certi aspetti partecipavano anche parecchi, alcuni cittadini anche preparati, perché la commissione urbanistica c'era il geometro, cioè persone che avevano delle competenze esterne che davano anche un contributo interessante al dibattito, perché le commissioni ai tempi erano anche consultive, non decisionali, e quindi è premesso che è sempre il consiglio che decide. Oggi un po' meno, perché c'è l'apparato, diciamo così, di governo del territorio, con il presidente e gli assessori, che hanno una maggiore decisionalità rispetto a tempi che furono. Però ecco, diciamo che questo quadro d'assieme, no, porta ad avere un impegno, tra virgolette, istituzionale maggiore, ma la qualità com'è la qualità? Ecco, questo qui è un po' la questione. Poi c'è anche un appannaggio a chi sta nei municipi. Infatti, perché chi sta nei municipi, e sono ben contento di sapere che il presidente del municipio, ad esempio, avrà un adeguamento, anche lui, anche lei, per il suo stipendio, ma non mi viene da dire, la critica che ci impongo è non vengono però adeguate le responsabilità. Non tanto le responsabilità, quanto i poteri, proprio, mi viene da dire. Nel senso che io ben venga che venga pagato di più un presidente di municipio, anzi, visto che lo paghiamo di più, facciamolo lavorare di il più. Raggio d'azione. E non è colpa sua se non può fare certe cose, cioè, ricordiamoci questo, cioè, la legge è ancora un po' troppo restrittiva da quel punto di vista, le normative comunali, diciamo. Ecco, perché non si tratta di legge da questo punto di vista. Sì, normative. No, ma sono decisioni organizzative del Comune di Milano. Come infatti, perché non esiste una legge nazionale che definisce i poteri o no del municipio. Cioè ogni comune poi fa sé, nel senso Torino farà una maniera, Roma farà un'altra, sì, giusto? Sì, i regolamenti. Okay. Sono regolamenti. Regolamenti per quanto riguarda il funzionamento dei municipi sono diversi l'uno dall'altro. No? Per esempio ci sono alcuni comuni, per esempio Roma, sì, ma credo anche Bologna, che hanno
un peso maggiore da questo punto di vista. Sono più decentralizzati, diciamo. Ma io direi che aumenta il concetto della responsabilità. Sì. Perché la questione di fondo è questa. Se tu non hai alcun potere, a chi rispondi? Giusto. Uno viene a chiedere, prendiamo il municipio. E attenzione Walter, non stiamo dicendo che non fanno niente i presidenti del municipio, anzi, gli stessi presidenti sono loro a chiedere spesso e volentieri, quando erano di colori diversi, quando sono di colori uguali, tutti i presidenti passati e futuri, mi sa, chiedono la stessa cosa, cioè dateci più responsabilità, dateci la possibilità di fare il nostro mestiere, cioè questo chiedono. Ecco, allora, è interessante, ritorniamo al tema degli antichi comuni milanesi sì. che abbiamo sviluppato lo scorso anno. Sì. C'era il sindaco di Baggio piuttosto che di Affori, avevano una responsabilità loro completa sul territorio di loro pertinenza. Oggi come oggi, poi è stata tolta appunto 100 anni fa, nel 1923, è stata azzerata questa funzione. Il tema che ci dobbiamo porre è, ma questa funzione qui, oggi, sul territorio, sarebbe necessaria oppure no? Oppure va bene questo tipo di organizzazione amministrativa dove, come ha recentemente sottolineato l'ex sindaco Albertini, il cittadino chiede al proprio sindaco di Milano le strategie per il futuro e anche il tombino sotto casa, di risolvere il problema del tombino sotto casa. È chiaro che questo tipo di organizzazione può andare bene forse per un comune di 3 km quadrati, 5 km quadrati. Quando andiamo a Milano sicuramente non funziona. Yes. Allora, noi dobbiamo un attimino ripensare velocemente se questo tipo di organizzazione con 250 persone che operano sul territorio, presidenti di municipi, assessori e quant'altro, perché poi sono assessori di nome, non di fatto, perché dovrebbero avere la possibilità si di intervenire. Si lamentano anche lo stesso, no? Cioè, gli stessi assessori. Come ce l'aveva l'assessore 100 anni fa. Bravissimo, no? Bravissimo. Tenuto conto che adesso la situazione è molto più complessa sul territorio, perché guardiamo solamente la popolazione 100 anni fa del centro era di 200.000 residenti, oggi è della metà. Sì. Nello stesso tempo, invece, la popolazione dei comuni che allora vennero aggregati a Milano era di 123.000, oggi siamo sull'ordine degli 860.000 residenti. No? Ecco, quindi è cambiata completamente la cosa, invece la struttura organizzativa è rimasta a 100 anni fa, anzi, rispetto a 101 anni fa, è peggiorata, e lo si vede operativamente. Insomma, questi sono i temi che la consulta porta avanti da tempo, queste sono le storie che sentite spesso qui con noi il martedì e che quindi anche martedì prossimo appunto torneremo qua a riascoltare con te Walter, sempre per cercare di raccontare la periferia milanese, che poi è una delle tante periferie di cui ricordiamo. Ma direi soprattutto è la città che sarà o non sarà. Eh sì. Ecco perché c'è un tema fondamentale città, quello. Che è un dibattito che sta cominciando a emergere anche dal punto di vista strutturale e organizzativo. Qualcuno qualche anno fa aveva fatto la città intorno, mi ricordo, no? Forse sarebbe più chiamare la città punto, nel senso che non è poi neanche così l'intorno di una ma città. Ma era una modalità diversa perché per un certo periodo una ciambella. Dire periferie è a noi ci piace, a noi ci piace invece. Periferia no? È una geometrica. È un in questo stato, caso, diciamo così, territoriale. C'è il centro storico. Infatti, la periferia, sono tangenti, no? È fattuale, bravissimo. No, dopodiché fattuale. Tutti quanti lo citano periferia e quindi noi lo rivendichiamo anche perché appunto in questi anni poi grazie a te Walter abbiamo scoperto come periferia è sinonimo di tante tante belle cose. Ecco, dobbiamo associarlo secondo me a un uso, una declinazione propria, corretta di città policentrica. Perfetto. Che possiamo passare dalla periferia alla città policentrica, ma appunto allora bisogna ridisegnare anche la logica di responsabilità amministrativa territoriale, come non è un'assegnazione di qualche potere, ma è di una visione complessiva strutturale del territorio che i sindaci di allora avevano, oggi non hanno. Grazie mille Walter, ci sentiamo martedì prossimo allora. Grazie mille, consulta periferia Milano.